Ciao mia dolce anima, mi chiamo Lorenzo Grandi e ti invito qui sotto in descrizione a scoprire le mie migliori playlist gratuite per il tuo benessere. Adesso ti chiedo per favore di sdraiarti e rilassarti. Possibilmente ascolta questo file con degli auricolari o delle cuffie. Chiudi gli occhi, perché ora viaggeremo direttamente verso il tuo interiore. Oggi andiamo a trasformare qualcosa, quella tristezza. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta, perché si è manifestata e come lasciarla andare. Ti va? Ti trovi in una posizione completamente comoda. Puoi permetterti ora di rilassarti. Permettiti di lasciarti andare attraverso la mia voce fino a trovarti con il tuo cuore. Probabilmente, mia dolce anima, stai affrontando una situazione difficile. Senti grande tristezza nel tuo cuore o addirittura una forte depressione. E molte volte senti che non puoi nemmeno alzarti dal letto. Hai perso la speranza. Che cosa puoi fare? Che cosa puoi fare di fronte a questi sentimenti? Senti una grande tristezza nel tuo cuore, ma ora ti chiedo, non fare niente, non fare assolutamente niente, solamente smetti di condannare il tuo essere per la tristezza che senti e per qualunque altro stato d'animo che puoi sentire. Smetti di giudicarti, perché così stai aumentando la tua angoscia, le stai dando energia. Per favore, voglio che ti rendi conto, voglio che insieme ci rendiamo conto che ti trovi con un'energia decisamente bassa, molto molto bassa. E proprio questa è la depressione. Però gli stai dando qualcosa di molto peggiore, che è il lamentarsi, il tuo desiderio di cambiare, cambiare il modo in cui ti senti e sapere che non puoi. La persona depressa non crede nel suo presente, né tantomeno nel suo futuro. Non ha voglia di niente, assolutamente niente. Tutto ciò che in questo momento fai, se senti una forte depressione, una grande tristezza o sensazioni di ansia, può venire dalla stessa depressione. E quindi rimani così, sentila, sentila, senti il dolore nella parte della tua gola, nel petto, nello stomaco o ovunque si trovi, senti questo dolore. E certamente che puoi sentirlo ora. Per questo motivo si trova lì. La natura non si sbaglia mai, tantomeno il tuo corpo. Aspetta, osserva il sentimento e sentilo.
La depressione ha il suo tempo per stare e andarsene. Non condannarla. In questo mondo tutto cambia, tutto fluisce, tutto si muove. E sappi che succede anche con te. Osservati. Senza fare assolutamente niente. Arriviamo a quella forte emozione di tristezza che senti e profondamente la attraverseremo e la trascenderemo. La trasformazione degli stati d'animo possono arrivare così all'improvviso. Ti comprendo. Non avere paura di sentire. Fa male, lo so che fa male, sì. Cercando di far finta che non faccia male, sappi che non smetterà di farti male. Senti ora questo dolore, se vuoi piangere, fallo e lascia andare. Ma accetta il tuo stato d'animo, non lottare con questo. Cercare a tutti i costi di far sì che se ne vada farà sì che la depressione aumenti. Accettala, non condannarla, non giudicarla, semplicemente accettala. E probabilmente mi dici: io non voglio più avere questa emozione di tristezza. Però sappi che desiderando di non sentire più la depressione, non si produce la vera trasformazione in te. La prima cosa che devi fare è accettare come ti senti, sentire il dolore, sentilo, sentilo e lascia andare, anche piangendo se vuoi. Esprimilo. Accetta la tua tristezza, perché si tratta di un'emozione che ha bisogno di essere compresa per poterla superare. E ben presto saprai, avrai la conoscenza necessaria di cui hai bisogno. Rimani in questo stato per alcuni secondi. Ricordi, quando ti trovi felice, non vuoi che cambi, non vuoi che finisca mai. Per favore, in questo momento, fai lo stesso con queste sensazioni e sentile. Sii il testimone del tuo cambiamento. Solo tu puoi osservarlo. Non giudicare, non condannare. Non puoi evitare da un momento all'altro che vada via da te. Sii testimone della tua angoscia e continua a sentirla. Il sole appare, il sole scompare. Esiste l'alba, esiste il tramonto. La depressione arriva e non se ne va. E quindi continui ad osservarla senza fretta. Impara ad avere speranza. Utilizziamo la depressione per captare e comprendere l'accettazione e la pazienza.
due meravigliose virtù, l'accettazione e il saper aspettare. Torna a te, al tuo interiore. Distaccati dal mondo esterno, dagli altri. Vedi là fuori vite perfette e pensi che la vita, che la tua vita, sia assolutamente imperfetta, che sei un fallito. Accendi la televisione e lì vedi un mucchio di persone con una relazione perfetta. Non dico che non ci sono famiglie armoniose che si danno il loro appoggio e il loro amore, però ci sono anche molte famiglie che ci mostrano un mondo idilliaco, che ci dicono che esiste qualcosa di sbagliato in noi. Finora hai cercato sempre più cose nella tua vita materiale. Perfetto. Se il prezzo è stato adeguato, va bene. Però adesso, questa notte, dirigiamoci in questa avventura nel trovare il senso della tua vita. Addentriamoci nella tua tristezza. Troveremo il modo in cui non ti lascerai condizionare dalla società, perché cambia la tua percezione, le tue regole. Sveglia la parte della tua mente che è rimasta addormentata. Svegliala. Unisciti all'esistenza e questa si fonderà con te. La cosa principale nella vita è comprendere, non condannare, non lamentarsi, né giudicare, tantomeno la tua vita né quella degli altri. Perché quando ci confrontiamo con le altre persone, stiamo assolutamente sbagliando. Vediamo vite perfette e ci addentriamo ancora di più nella depressione. Quando ti ammali, il tuo corpo produce sostanze chimiche che producono altre malattie. Al di fuori puoi sembrare sano, ma solamente hai eliminato un sintomo. Il corpo sta preparando un altro modo per manifestarsi. Non si è trasformato niente. La tua malattia non ti ha trasformato, non ti ha permesso di crescere. La depressione è un ottimo motore per la tua trasformazione. Sentila. Si tratta di smettere di essere infelice. Il modo come vivi genera infelicità, malattie, alienazione, miseria, angoscia, vuoto esistenziale. Si vive completamente sconnessi. Lascia che la depressione si esprima. Connettiti con il tuo cuore. La depressione ti dirige da fuori verso il tuo interiore. È molto meglio che essere chi realmente non sei. Almeno sii sincero ed entra nella tua depressione profondamente, nel processo della tua disconnessione, nel come si è generata. Siamo responsabili di tutto ciò che avviene in noi, di cosa scegliamo di fare ogni mattina,
come vestirci, cosa mangiamo, cosa guardiamo in TV, cosa leggiamo, chi ascoltiamo, se stiamo con una persona che ci fa del male, o se assumiamo qualunque tipo di sostanza che possa danneggiare il nostro corpo. Siamo noi responsabili. E dopo, vogliamo sapere perché siamo depressi. Se passiamo la vita confrontandoci con gli altri, guardando programmi spazzatura, scegliendo persone per solitudine, prendi il controllo. Prendi il controllo in questo momento della paura della solitudine. Se stai assumendo farmaci per la depressione, ansia o per dormire, va bene. Adesso scegli di affrontare la vita, trascendere i tuoi sentimenti. Affrontali. Non ti devono rendere colpevole, ma sì responsabile. Perché quando diventi responsabile, hai il potere di ripercorrere il cammino che ti ha portato verso questo luogo. Come va con la tua solitudine? Come ti trovi con questa? Se temi la tua solitudine, andrai sempre verso il cammino del dolore. Perché dalla paura di se stessi non si può scegliere bene. Entra nella tua depressione, ripercorri il cammino che ti ha portato verso questa. Lo stato di felicità è uno stato naturale. Gli animali sono felici, osservali. Il mio cane è felice con la sua pallina. Basta che dica la parola pallina e inizia a cercarla disperatamente. È felice quando lo accarezzo, quando dorme con me. Gli alberi sono felici, gli uccellini sono felici, tutta la natura è felice, tranne l'essere umano. L'essere umano crea tutta la sua infelicità. Voglio che la tua energia, per favore, non si diriga verso la condanna. Hai perso lentamente la tua libertà, libertà per fare ciò che ami, per connetterti con il tuo cuore, con i tuoi sogni, con i tuoi luoghi, e fa male. Lo so. Se condanni la tua tristezza, non potrai osservarla senza lamentarti. E se non puoi osservarla, non potrà essere trasformata. La giudichi come un male. E così la tua naturalezza non può aiutarti. Ti dici: sono una persona fallita, gli altri invece sono felice. La mente, i pensieri, ti senti colpevole, ti confronti, fai sì che la depressione si esprima. Dimmi, senti dolore? Non condannarlo. Ti dici: non dovrei essere triste. A che cosa ti serve realmente questo pensiero? Questo non ti porterà al cambiamento, non ti trasformerà. L'angoscia è energia che ti porta verso la meditazione e il cambiamento. Fai sì che questa ti aiuti a fare un altro passo. Penetra nella tua depressione. E sai che troverai rabbia, frustrazione, rabbia repressa che non vuole fuoriuscire. Probabilmente sei arrabbiato con te stesso
o te stessa. Perché la vita passa e non accade niente. Perché fai in modo che non succeda niente. Perché te ne stai andando con il mondo, trasportato dalla corrente. E questo ti fa arrabbiare molto. È così. E perché invece ora stai decidendo di agire? Perché hai deciso che è il momento di dire stop? Non dico questo per giudicarti. Io voglio semplicemente farti vedere la realtà. Voglio il tuo bene. E soprattutto voglio che tu sia libero. Voglio che ti renda conto che devi esprimere queste emozioni per essere completamente libero da queste. Perché ti sei dimenticato di essere libero. La tristezza è uno stato represso della rabbia. Se puoi liberarla, potrai arrabbiarti. Questo è avvenuto in me quando ho attraversato una fase difficile della mia vita. Nel mio interiore più profondo ero decisamente arrabbiato. E quindi urlai. Urlai con quanta più forza possibile. E questa, improvvisamente, scomparve. Penetra nella tua depressione profondamente e trova la rabbia repressa e falla uscire. Una gigantesca rabbia. Chissà verso il tuo partner o ex partner, verso i tuoi genitori, verso un determinato evento accaduto, verso il mondo intero o verso te stesso per uno sbaglio che hai commesso o qualunque cosa sia. Trova questa rabbia. Trovala. Il fatto è che dentro il tuo interiore si trova una grande rabbia. E fin da bambino o bambina ci hanno sempre insegnati buoni modi. Ti dicevano di sorridere, di comportarti bene, di non arrabbiarti, di fare in quel modo, di fare così, eccetera, eccetera, eccetera. E in quale punto ti sei perso esattamente? Osserva. Quando non la reprimi, la depressione inizia la sua avventura lontana da te. Niente peccato. Fai fluire. Fai che esista. Fai che si esprima. Quando qualcosa fa male, ti stai aiutando. Te lo ripeto, quando qualcosa fa male è perché vuole aiutarti. Accettati, connetti con il tuo interiore, con le tue emozioni, osservale. Sii felice con te stesso, con i tuoi pensieri e con ciò che fai. Non con quello che il mondo ti dice che devi pensare e fare. Chiama le cose con il proprio nome e solo allora, solamente allora, si produce una vera trasformazione in te. E ti trovi a 5 secondi della vita che vuoi. Tu decidi. Sentirai quel vuoto infinito se non liberi la rabbia. Che cosa scegli? E una volta liberata questa rabbia, ti ritroverai faccia a faccia con il tuo dono. E arriva la speranza. Vedi la luce.
fuori dal tunnel. Hai un motivo del perché sei in questo pianeta. Da oggi decidi di agire, un piccolo passo alla volta, giorno dopo giorno. Decidi che è il momento di alzarti. Cosa ti fa vibrare? In questo meraviglioso silenzio, scopri che sei una persona unica. Scoprilo ora. Puoi saperlo e capirlo se tornassi a essere un bambino. Cosa staresti facendo? Cosa staresti sentendo? Cosa staresti pensando? E se la vita finisse esattamente domani? E ti avviso, domani termina. Cosa faresti ora? Nomina il tuo dono. Nomina il tuo desiderio. Nomina il tuo sogno. Nomina la tua forza e mettila in pratica. Il tuo coraggio, la tua motivazione. Fai che il desiderio scompaia, perché da oggi inizi a mettere davanti la pratica e l'azione, e ti rimangono così impresse nel tuo inconscio che diventano tue per sempre. Dimenticati del mondo e connettiti con il tuo interiore. Solamente tu conti ora. Che cosa vuoi? Chi sei? Dove vuoi arrivare? Cosa vuoi fare? Perché inizi a comprendere che queste parole sono così reali nella tua mente? Lascia un segno nella tua vita. Scopri te stesso ogni singolo secondo, ogni singolo giorno, fin da quando apri gli occhi a quando ti metti a dormire. Impara, emozionati della vita. Sii una persona entusiasta. Tocca il cielo con le tue mani. Esprimiti con la tua energia e connettiti con ogni tua emozione del tuo interiore per comprenderla e ascoltarla. La tristezza che hai sentito finora ti ha aiutato a comprendere che è arrivato il momento di agire e riprendere in mano la tua vita. Spero con tutto il cuore che questa notte sia completamente rigenerante per la tua mente, il tuo corpo e la tua anima. Sì. Puoi permetterti di sentire emozioni di gioia, amore, azione, forza, resilienza, coraggio, determinazione, disciplina, motivazione. Ora, in questo preciso istante, e quando ti sveglierai, le sentirai così intensamente nel tuo interiore che il tuo inconscio le esprimerà ogni giorno sempre di più, ascoltando questa potente meditazione per il tuo benessere e la tua crescita spirituale, almeno per i prossimi 30 giorni, tutte le notti.
adesso, mia dolce anima, ti chiedo di riposare e lasciarti andare. Riposa, mia dolce anima, riposa e rinasci. Vola quanto più in alto possibile, in una maniera impattante per la tua mente inconscia e conscia, per il tuo corpo fisico e spirituale. Tu puoi, credo in te.